Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno all'appuntamento con Mondo Calcistico e vi avviso già che è l'ultimo, sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questa stagione. Perché? Perché la Juve chiaramente ha finito le partite, c'è l'ultima contro l'Hellas Verona, ma di partita, insomma, non possiamo parlarne, ci saranno argomenti più interessanti in quel momento di cui parlare. Vi mando la sigla e poi iniziamo. Allora, oggi al mondo calcistico ci offre un'analisi un po' diversa dal solito perché comunque è stata una partita giocata alla pari, tutta la partita, e gli ultimi 20 minuti non si è proprio giocato. Quindi diciamo che c'è ben poco da dire per quello che è la disposizione degli uomini in campo, che comunque è cosa già vista. E quindi il mondo calcistico ci regala un'analisi sui calci piazzati, cioè angoli, punizioni e così via, da entrambe le squadre. Iniziamo con questa immagine qua che è una fase offensiva per la Roma, che è un calcio d'angolo. La Juventus come difende? La Juventus difende a uomo, per la maggior parte a uomo tranne tre uomini. Uno è Bernardeschi, come vedete, che sta su Pellegrini, che è appena fuori dall'area. Uno è Pjanic, che andrà incontro a Under una volta che andrà a calciare il pallone. E infine Mandzukic, la colonna, insomma lo spilungone, che dovrà respingere la palla. Infatti Mandzukic spesso si trova in queste condizioni di respingere la palla lì dove non dovesse arrivare la testa di un giocatore già marcato dai suoi compagni. Per quanto riguarda gli altri, sono tutti a uomo e vedete proprio 1-1-1-1, è una difesa a uomo. Cosa opposta per quanto riguarda la Roma, perché non difende uomo in questa situazione che vedete, ma difende a zona. Come vedete difende a zona tutti nell'area piccola, tranne un paio di uomini. La Juventus starà fuori, cercherà poi evidentemente una situazione di gioco di un calcio d'angolo, cercando gli uomini appunto più esterni, per cercare di spingere, tirare fuori così, ma la Roma difende a uomo. Abbiamo visto quindi le situazioni in cui la Juventus difende a uomo, e la situazione in cui la Roma appunto difende a zona, scusate, ho fatto un piccolo in inversione, quindi è totalmente opposta alla situazione che abbiamo visto fino ad ora. Ora passiamo alla situazione diversa, ma simile per certi aspetti, cioè la punizione della Roma fuori dall'area, chiaramente. Questa volta la Juventus dovrà difendere, e come lo fa? Lo fa sia un po' uomo sia un po' a zona. A uomo perché? Perché tipo c'è un De Sciglio che sta su El Shaarawy, può essere una situazione uomo in cui lo segue, però ci sono anche le condizioni di barriera, la barriera con Dybala. Bernardeschi che sta in prossimità della fine dell'area per cercare eventuali respinte e spazzarla via. Abbiamo Pjanic che è nella stessa posizione di prima per quanto riguarda il calcio d'angolo, cioè quello che andrà incontro all'uomo che arriverà dopo la battuta, la punizione. E infine per quanto riguarda zona c'è Higuaín Mandzukic che si tengono nel centro dell'area piccola per creare densità. In questo caso si parla di superiorità per quanto riguarda Roma perché chiaramente sono molti gli uomini fuori dall'area piccola della Juventus che andranno a difendere poi. Però è anche vero che la densità che c'è in quella zona là è veramente molta, pertanto il rischio, insomma, è più basso anche se talvolta una palla può schizzare qua e là. Diciamo che la tecnica della Roma in questo caso sono i blocchi per consentire ad altri di fare magari un gol, cosa che chiaramente non è accaduta. E infine la situazione in cui la Juventus deve attaccare, la punizione per la Juventus con la Roma che difende, la Roma utilizza la stessa identica tecnica. Abbiamo visto la Juve che predilige quella a uomo, nonostante metti insieme anche magari in alcune situazioni la difesa zona, per quanto riguarda Roma utilizza solo una, la difesa zona. Anche in questo caso, come vedete, la linea di giocatori della Roma, quella è a zona, una linea che comunque è molto distante rispetto a quella che è la posizione dei giocatori juventini, questo per non cercare in nessun modo contatti fisici, anche per evitare situazioni spiacevoli di rigori, perché siamo veramente in prossimità dell'area. L'unica difesa uomo è una difesa forzata, cioè Dzeko su Mandzukic, perché Mandzukic avrebbe potuto in qualche modo tagliare e far gol, quindi uno là in quel caso serve perché l'idea era abbastanza palese e chiarita. Per il resto Juventus al momento quindi un po' ibrida, ma tendenzialmente verso la difesa uomo per quanto riguarda questa partita. Roma è proprio ortodossa sulla difesa a zona. Bene ragazzi, il video finisce qui, è stato molto breve perché il mondo calcistico oggi ha cercato di trovare qualcosa di cui parlare, in effetti ho trovato veramente uno spunto interessante di cui non abbiamo mai parlato, mi pare, ho parlato sempre di altre cose. Voglio ringraziare innanzitutto il Mondo Calcistico, è una pagina che ammiro molto, apprezzo molto, con la quale collaboro da, credo, prima anche di quest'anno, non ricordo bene, perché chiaramente conosco l'admin e quindi c'è anche un rapporto di fraterna, amicizia, al di là del discorso prettamente di collaborazione. Quindi sono molto contento di portare avanti questa collaborazione, sia perché lo faccio con lui, che stimo molto, sia perché comunque la pagina, secondo me, è una delle pagine, come ripeto spesso, e non lo dico così per... Una delle pagine migliori per quanto riguarda sia l'aspetto tactico ma anche l'aspetto puramente sportivo, senza tralasciando magari discorsi più
puramente nostalgici o trash calcistici e così via, che per quanto possano essere interessanti e divertenti, talvolta insomma, è meglio parlare di calcio in modo serio, visto che se ne parla ben poco in questi termini. Quindi ringrazio il mondo calcistico veramente, do appuntamento per quanto riguarda il mondo calcistico alla prossima stagione, quindi agosto, settembre, se vediamo gli impegni che avrò, in caso questa collaborazione qua ritornerà, magari con novità, in linea anche con quelle che saranno le novità di mondo calcistico, se ne avrà, e quindi spero che la cosa vi piaccia, vi sia piaciuta, spero di avere un vostro feedback. Per quanto riguarda questa rubrica, che credo che porterò avanti con molto piacere, e mi pare già di aver avuto qualche feedback di alcuni di voi per quanto riguarda insomma, appunto, la buona riuscita di questa rubrica, perché sembra che stia piacendo, vista la serietà in cui ci poniamo anche per affrontare temi che magari vengono un po' scartati anche da chi dovrebbe fare informazione. Giorno dopo giorno c'è la televisione che insomma, hanno i mezzi più di noi ce la gestiamo con le immagini così. Una televisione che avrebbe dei mezzi potentissimi a fare informazione talvolta, non fa informazione perché preferisce vendere, in termini di audience, un prodotto che insomma, attira un po' il popolino, con programmi da tiki-taka, che tiki-taka sarebbe appunto una tattica di gioco, parliamoci chiaro, in realtà non si parla di tutto ciò, così come molti altri. Di tattica si parla ben poco in televisione, è anche vero che magari può diventare noiosa, magari c'è da parlarne più di questo, anche magari in termini più divertenti e meno magari pesanti, e magari o semplicemente parlare meno di altre cose che non nutrono il calcio ma ne fanno veramente male a tutto il sistema e anche ai tifosi stessi che interpretano il calcio come una continua battaglia. Quindi ringrazio il mondo calcistico, ringrazio Juventus per i 7 scudetti di fila, questo sicuramente. Come sempre Forza Juve, alla prossima. Ciao! Paura, paura, paura.